Sindaco Calan, bilancio da portare all'esame del Consiglio prossimamente. La Giunta, ecco, la sua Giunta ha varato il progetto di bilancio. Può dirci qualcosa? La Giunta ha concepito, ha varato, diciamo, ha approvato un progetto di bilancio. Evidentemente il compito istituzionale di approvare o non approvare o modificare o emendare il bilancio è tutto in testa al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale esaminerà nel dettaglio le proposte che l'amministrazione ha fatto, ma ha fatto proprio una proposta tecnica, non una proposta politica, perché evidentemente la introduzione di misure che debbono essere misure cosiddette correttive, che sono le misure che ancora una volta ricordo sono quelle indicate dalla Corte dei Conti, non dalla volontà politica del sottoscritto o delle forze politiche che compongono il Consiglio Comunale. È un bilancio strettamente tecnico, è un bilancio che è, come dire, è ingabbiato, dove ci sono immagini di movimento, sono molto molto ristretti, quindi quando io parlo che è una proposta del bilancio e quando io dico che ora la valutazione del bilancio è tutta di competenza del Consiglio, intendo dire che il Consiglio, tutte le forze politiche del Consiglio di opposizione o di governo hanno il dovere di individuare quali fra le misure applicabili, quali di queste sono le migliori, sono quelle che portano al riparo delle categorie sociali le più deboli, come poc'anzi dicevo. Il governo Monti, avendo ritardato l'approvazione del bilancio preventivo a ottobre, lo ha fatto presumibilmente perché non ha del tutto chiaro quale può essere il flusso in ingresso dell'IMU riguardo alla seconda rata, perché evidentemente è noto, è chiaro a tutti che la determinazione del volume di ingresso dei tributi a favore del comune evidentemente fa gioco anche con i trasferimenti, cioè questa l'introduzione dell'IMU è una tassa antipatica, perché è una patrimoniale che colpisce tutti, colpisce chiunque ha una casa, quindi il disoccupato che ha una casa è chiamato a pagare, il pensionato che ha un reddito basso ma che ha una casa perché l'ha ereditata dal bisnonno è chiamato a pagare, il forestale che lavora 6 mesi l'anno è chiamato a pagare. Ecco perché fra una misura patrimoniale odiosa, direi, e una misura legata al reddito, io preferisco l'applicazione di una misura legata al reddito, perché se mettiamo una esenzione di 10.000 euro dei redditi che possono, come dire, mettere al riparo quella fascia di categoria, ho reso possibile la tutela in quella fascia di popolazione che non si può consentire di pagare un eventuale addizionale IRPEF. Quindi fra le due quali sceglierei? Quella che sicuramente non colpisce indifferenziatamente, ma colpisce soltanto, comunque chiama a contribuzione chi se lo può consentire. E quando parliamo di sussidiarietà, quando parliamo di solidarietà, in questo momento l'Italia, il mondo, la Sicilia in particolare, ha necessità che chi ha qualche cosina in più deve contribuire in maniera maggiore rispetto a chi non ha nulla o comunque ha poco. L'approvazione del bilancio al 31 di ottobre ci dà respiro di capire quale saranno gli effetti dell'IMU, quanto faremo delle simulazioni. Dico, l'ipotesi di ridurre l'IMU, ma chi la esclude? La verificheremo lì in Consiglio Comunale. Un eventuale ritocco sull'IMU, ma io me lo auguro, è un'applicazione di un addizionale IRPEF minima, magari fosse possibile. Quindi noi, come ribadisco, abbiamo ipotizzato un progetto di bilancio che regga il bilancio. Noi devo ricordare a tutti i miei concittadini che noi abbiamo subito un taglio
secco netto di 230.000 euro di trasferimento dello Stato con la manovra del 2010. E quindi, come faceva bene l'esempio il nostro Presidente del Consiglio, se ti vengono a mancare dallo stipendio una quota di stipendio che avevi, devi vedere dove andarla a pigliare. Quindi sempre più ci avviciniamo al federalismo fiscale, quindi dobbiamo maturare questa ipotesi, che dobbiamo individuare percorsi che diano stabilità al bilancio, perché possiamo fornire servizi ai nostri concittadini. Io non differei, per come ritengo che qualcuno voglia fare, per il malaugurato dissesto finanziario, perché devono sapere i nostri cittadini, devono sapere chi eventualmente lavora per questo, che le aliquote, tutte le aliquote, la TARSU, l'IRPEF, l'IMU, vanno alle stelle. Significherebbe fare un danno economico alla nostra popolazione incolmabile, micidiale direi per le nostre famiglie. Io quindi sono certo che il senso di responsabilità e dei nostri consiglieri porterà a una valutazione di questo, e al di là delle posizioni politiche di opposizione, di maggioranza o di governo o di minoranza, porti a una valutazione complessiva per il bene del nostro paese, per il bene dei nostri cittadini, per il bene di quelli che stanno peggio rispetto a chi uno stipendio ce l'ha, rispetto a chi può godersi le ferie, rispetto a chi può mandare i figli a scuola, rispetto a chi ha una serenità economica che altri non hanno.